La procedura di adozione in Italia è una procedura abbastanza complessa. La coppia che abbia deciso di adottare un bambino deve essere prima di tutto sposata, quindi deve essere unita in matrimonio. Poi fa una richiesta al tribunale per i minorenni del capoluogo di competenza e inizia una istruttoria con i servizi sociali, i servizi psicosociali della propria città. Per cui la coppia viene chiamata direttamente dai servizi sociali e inizia un percorso di conoscenza. La coppia racconta molto di sé, come si è conosciuta, come è arrivata al matrimonio, che progetto di famiglia ha. E vi è anche una psicologa che va a verificare le capacità cognitive, le capacità di accoglienza della coppia. Successivamente, la coppia ritorna al tribunale per i minorenni dove fa un'udienza direttamente con dei giudici e qui viene rilasciato o meno un decreto di idoneità all'adozione internazionale. A questo punto la coppia può adottare, se ha il decreto, può adottare sia in Italia, quindi un'adozione nazionale, sia a livello internazionale. Quando la coppia riceve il decreto di idoneità, deve rivolgersi ad uno degli enti autorizzati all'adozione internazionale, un ente come ASA. In Italia sono circa 62 gli enti autorizzati all'adozione internazionale, anche se oggi diciamo che enti operativi sui territori con un buon numero di adozioni sono più o meno 15. Quindi 15 enti veramente operativi con un buon numero di adozioni al proprio seguito. Consideriamo che la coppia può scegliere un qualsiasi ente autorizzato e ogni ente autorizzato ha un paese o più paesi dove opera. A questo punto la coppia dà il mandato, un vero e proprio contratto da scrivere, da sottoscrivere, e l'ente autorizzato procede alla mediazione con il paese straniero. Il paese straniero, una volta che ha ricevuto tutta la documentazione della coppia e quindi anche la relazione, il decreto, le visite mediche, lo stato di cittadinanza, il certificato anagrafico, eccetera, a questo punto procede ad un abbinamento. Vuol dire che sceglie per quella coppia, sceglie per quel bambino, chiedo scusa, la coppia migliore possibile. Questo ovviamente per tutti i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia. Ad esempio, Ucraina non ha aderito alla Convenzione dell'Aia, per cui la coppia dovrà recarsi direttamente nel paese straniero, recarsi al DAP e lì verrà proposto dalla psicologa, dal funzionario, un abbinamento per la coppia. In Russia invece abbiamo un accordo bilaterale, vuol dire che la Federazione Russa permette all'ente autorizzato di avere un piccolo abbinamento, un abbinamento nel senso che presenterà il bambino pur con sommarie informazioni, per cui dopo la coppia si recherà sempre direttamente in Federazione Russa e quindi nelle varie regioni dove avverrà proprio l'abbinamento definitivo, dove conoscerà il bambino e dove darà avvio a tutta la procedura adottiva sino all'ingresso nel paese in Italia, quindi con l'autorizzazione all'ingresso. La procedura che rende adottabile un bambino è anche questa molto complessa, perché l'Italia comunque non è un paese di origine dei bambini, cioè i bambini non vanno in adozione internazionale, i bambini italiani. Però non è detto che i bambini non vivano delle situazioni di grave disagio con le famiglie italiane, anzi questo è assolutamente molto frequente. In Italia ci sono circa 39 minori, il dato non è certo, 39-40 mila minori che sono in istituzioni di cura sostitutive alla famiglia, per cui istituti, comunità familiari, case famiglia, famiglie affidatarie.
E l'Italia è un paese che prevede anche un iter, quindi una strada per rendere adottabile quel bambino molto dura e difficile, perché comunque sino alla Cassazione, quindi sino a 3 gradi di giudizio, i genitori, i parenti entro il quarto grado possono porsi all'adottabilità di quel minore, che inizia questo procedimento di adottabilità, inizia proprio con la dichiarazione dello stato di abbandono. Si possono opporre i genitori naturali, i nonni, gli zii e tutti i parenti entro il quarto grado. E sicuramente l'Italia è un paese molto garantista, cioè non recide mai il rapporto e il legame con la famiglia d'origine. Cerca di fare tutto possibile per evitare questa rottura, questa frattura. Poi è anche vero che magari i bambini vivono fino ai 18 anni in famiglie affidatarie, in comunità familiari, per cui non sempre il rientro in famiglia qui avviene. I bambini che vengono resi adottabili sono circa 70-75 minori alla nascita, quindi vuol dire bambini appena nati, che non sono stati riconosciuti dalla madre o dal padre, e quindi vengono dichiarati adottabili e questi bambini vanno subito in adozione, ma sono pochi rispetto alle tante domande che le coppie italiane fanno ai propri tribunali per adottare. Molti bambini possono essere resi adottabili anche a 4, 5, 6, ma più spesso a 12, 13 o 14 anni, a 16 anni, quando si è completato quell'iter di cui abbiamo parlato. Per cui le coppie italiane preferiscono procedere più velocemente con l'adozione internazionale e quindi adottare bambini in meno tempo possibile e magari anche un pochino più piccini.